Salve da Michele Expert, mi sto recando sul sito dove hanno alloggiato una panchina gigante nei pressi di Longobucco. Esattamente la zona si chiama la Pietra della Gnazzita. Adesso vi faccio vedere prima il panorama di Longobucco. Vista spettacolare. Cittadina caratteristica in provincia di Cosenza, 700-800 metri dal livello del mare. Si può anche notare la strada sia la mare, serpentone che scende fino adesso, sperando entro Natale, dovrebbe essere collegata fino al ponte di Trionto, ecco, nei pressi di Cropalate. Volendo anche interessante venire a piedi, ma il tragitto è un po' lungo, devo essere sincero, ho altre cose da fare, però quella panda 4x4 è ideale per arrivare, diciamo, nei pressi della sedia gigante che hanno allestito in un punto fenomenale. Si può anche vedere questi costoni, vedete, molto imponenti, molto suggestivi. Anche gli alpinisti potrebbero fare delle bellissime scalate, anche se per loro sarebbe praticamente un gioco, ma è sempre qualcosa. Anche là sopra sicuramente si possono catturare delle foto e dei panorami mozzafiato. Un posto veramente tranquillo, spensierato. Andiamo a vedere adesso la panchina, adesso ve la faccio notare prima. Eccola là, posizionata in quel punto. Come dicevo, anche delle persone chiaramente che fanno le foto, c'è qualcuno sempre che insomma i selfie ci sono sempre. Adesso io vado con la macchina tra poco, poi ci sarà una diramazione sulla sinistra e faremo vedere poi praticamente sul posto questa trovata, la prima forse in Calabria, che è molto molto suggestiva. A volte basta un particolare in un punto, diciamo così, di alto livello, con una grande prospettiva, per creare un'attrazione turistica importante. Un'altra prospettiva di Longobucco. Che dire, una bellissima cittadina, si mantiene ancora intatta per certe caratteristiche storiche. Formidabile. Adesso da questo sentiero, vedete, volendo si poteva arrivare con la macchina, ma evitiamo, almeno 100 metri ce le vogliamo fare come Dio comanda. Ecco, vedete la sedia dove si trova? Questa panchina gigante, adesso qua forse non si nota, si noterà di più di là. Molto molto bella. Questa doveva essere proprio la pietra della Gnazzita, occhi e croce. Penso, o magari mi sbaglio. Questo posto trasmette quiete e pace, un posto bellissimo da venire a visitare, specialmente nella prima mattinata. Aria pura, diciamo verso le 6:30 di mattina ancora meglio, ma anche fino alle 10 è uno spettacolo. Puoi vedere anche il paesaggio, il panorama di Longobucco senza avere il drone, è spettacolare. Eccoci quasi arrivati. Dire che è veramente magico questo posto è dire poco. Basta arrivarci e poi sentirete le mie stesse sensazioni. Poi la pietra, vedete, sarà questa la pietra della Gnazzita. Bellissimo. Ci sono delle spiegazioni. Quest'area è protetta da sorveglianza, meglio così. Lasciamo il posto come lo troviamo, bellissimo. Questa è la nostra casa. È la casa di tutti, rispettiamola. Non buttiamo bottiglie, non buttiamo nulla. È un posto troppo bello per poterlo deturpare. Da gesti un po' incivili, al momento sembra tutto bellissimo.
Che dire, è impressionante trovarsi a cospetto di questa grande panchina. Sembrava veramente nelle foto più piccolo, ma da vicino è impressionante. Quasi fai fatica a salirci. Ah, che roba! Non è di legno, ma è di materiale ferroso, giusto così. Intelligentemente hanno posizionato dei pensili che fanno un po' anche da scala per poterci salire. Quindi sono stati conficcati nel terreno anche in sicurezza tre pensili per poter salire sulla sedia o perlomeno sedersi. Certamente la gente ci va con i piedi sopra, non è sempre il massimo, ma in qualche modo bisogna pure salire. Comunque di un materiale resistente, al massimo poi si dovrà di tanto in tanto fare una verniciata. Vedete la prospettiva di dietro? Formidabile. Osserva tutta la cittadina di Longobucco. Adesso mi trovo all'impiede su questa sedia. Suggerisco questi tre pensi di farli un po' meglio. Pensavo che erano conficcati, in realtà sono poggiati su delle pietre. Potrebbe essere un po' pericoloso, ecco. Per quanto riguarda il resto, tutto perfetto. E si vede questa bellissima prospettiva di Longobucco. Oltre che un'aria sana, pulita, e la pietra dell'Agnazita. Dovrebbe essere quella. Già si sta bene che sono quasi le 9:30, figuriamoci alle 7 di mattina che aria che c'è qua. D'estate vi posso assicurare che si respira un'aria pura e salutare.